stato giusto col senno di poi non riscattare in estate Rolando Mandragora? Questa è la domanda che mi sono fatto in questi giorni e alla quale voglio provare a rispondere in questo breve video, dopo aver letto tantissime critiche da parte dei giornalisti che seguono la Fiorentina, e io ne seguo un po' su Twitter, quindi ho insomma, seguito anche un po' la vicenda, e anche le tante critiche sui social ricevute dallo stesso Mandragora da parte di una grossa fetta della tifoseria viola. Un Orlando Mandragora che è andato alla Fiorentina l'estate scorsa, dopo che per settimane, anzi forse per più di un mese, aspettava il riscatto da parte del Torino. Mandragora che al Torino ci ha giocato per un anno e mezzo e poi, per scelta della società, si è deciso di non confermarlo a titolo definitivo. E quindi, ecco, ripropongo la domanda: è stato giusto a posteriori o sbagliato e dobbiamo rivedere alcuni giudizi estivi? Non trattenerlo al toro. Tanto per cominciare, vi do due numeri. A oggi, compresa la partita con il Torino e al netto di alcuni problemi fisici, Mandragora ha giocato 1302 minuti tra campionato, Coppa Italia e Conference League, mettendo insieme 21 presenze, 2 gol, un assist, e insomma, una serie di prestazioni che non sempre hanno soddisfatto la critica fiorentina. In estate, una volta che il Toro aveva comunicato al suo entourage il non riscatto, la Fiorentina si era fatta avanti con la Juventus, allora proprietaria del cartellino, chiudendo l'operazione in entrata per 8,2 milioni di euro più uno di bonus, quindi poco più di 9 milioni di euro, cifra complessiva con la quale la Fiorentina si è assicurata il centrocampista campano, che arrivava da una situazione contrattuale abbastanza ingarbugliata. Perché se vi ricordate, Mandragora arrivò nella sessione di mercato invernale della stagione 2020-2021, insieme a Sanabria, con Davide Nicola appena insediatosi sulla panchina del Torino. E quando il Toro, Cairo, Magnati andarono a concordare con la Juventus il passaggio di Mandragora, che ai tempi giocava nell'Udinese, per portarlo in Granata, misero nero su bianco tre opzioni che avrebbero portato al diritto, scusatemi, al riscatto del centrocampista. La prima prevedeva un diritto esercitabile al 30 giugno 2021 da 16 milioni di euro complessivi, e già tutti ai tempi, e se mi seguite anche sul primo canale lo sapete, già questo non succederà mai perché c'è la possibilità di allungare di un anno il prestito. La seconda opzione prevedeva un diritto di riscatto al 30 giugno 2022, quindi l'estate scorsa, per 14 milioni di euro che, come nella prima ipotesi, erano pagabili in 5 esercizi, quindi il Toro avrebbe speso di più ma dilazionato il pagamento, cosa che per le casse societarie avrebbe avuto un senso. Oppure, ultima ma non per importanza, un obbligo di riscatto sempre al 30 giugno 2022, quindi estate scorsa, a 9 milioni di euro più uno di eventuali bonus condizionati all'ottenimento di certi obiettivi che la Juventus avrebbe ricevuto proprio in tal senso. L'operazione era pagabile in 4 esercizi, ma di queste tre opzioni, come vi ho detto, il Toro ha deciso di non optare per nulla, e quindi tutto il resto è storia. Mandragora va alla Fiorentina e tutto quello che vi ho detto. Rispondendo alla domanda iniziale, quindi, secondo voi è stato giusto o no non riscattarlo, soprattutto dopo quello che è successo? Perché ci sono delle discussioni da fare. La prima riguarda il fatto che Mandragora non è stato sostituito. Quando si parlava se fosse adeguato o meno tenerlo, si diceva, molti dicevano, si può trovare di meglio e a meno, soprattutto perché Juric non è che non lo facesse giocare, ma probabilmente non stravedeva per la tipologia di centrocampista che è Mandragora. Ma tra Mandragora e nessuno sarebbe stato meglio, oggi come oggi, soprattutto in emergenza, averlo in rosa. Poi c'è stato anche il discorso della leadership. Mandragora l'anno scorso ha vestito anche in diverse occasioni la fascia di capitano. Nello spogliatoio era un personaggio di spicco e mi sembra che anche con l'ambiente si fosse sviluppato un buonissimo rapporto. E infine, Mandragora forse non avrà tutte le caratteristiche che oggi il Torino cerca per il centrocampo di Juric, ma è un centrocampista con un buon fisico, al netto di qualche infortunio di troppo, ma parlo proprio di struttura fisica. È mancino, ha un buon tiro dalla distanza e
qualche gol nei piedi. Quest'anno, per esempio, ne ha già segnati due, cosa che i nostri centrocampisti faticano a fare se non consideriamo Lukic. Nel netto di tutto questo, e al netto del fatto che a posteriori a sostituire Mandragora non è arrivato nessuno, probabilmente in estate andavano fatte altre riflessioni. Si è tirata la corda fino a quando si è spezzata, spazientendo lo stesso Mandragora e il suo entourage, che a un certo punto si sono accordati con la Fiorentina, e noi al suo posto non abbiamo preso nessuno.